Palazzo Conforti in via Tasso e Palazzo Copeta in via Trotula de Ruggiero a Salerno sono stati inseriti nel programma delle giornate nazionali dedicate alle dimore storiche previste per sabato e domenica prossimi in tutto il paese. Entrambi gli edifici saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa coinvolgerà anche Padula e Valva. A Padula le dimore storiche aperte saranno Palazzo Cariello, Palazzo Brando, Palazzo Baronale e Palazzo Padula. A Valva la Villa ed il Parco d'Aiala. All'interno di questi edifici sono previste anche iniziative musicali, inoltre marmisti, restauratori, corniciai, liutai, vetrai, ceramisti, orologiai e pittori esporranno al pubblico le loro realizzazioni e daranno dimostrazioni delle loro attività. Di particolare interesse il nuovo museo civico virtuale allestito a Palazzo Brando a Padula in piazza Sant'Agostino. L'iniziativa è stata presentata stamani nella sede della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino. Ascoltiamo l'architetto Giovanni Villani, funzionario della soprintendenza e curatore del progetto. L'interesse per il territorio nazionale e quindi anche la provincia di Salerno non è soltanto intorno ai grandi contenitori culturali, quali possono essere il Duomo di Salerno, la Certosa di Padula, l'area archeologica di Pestum, di Veria, ma soprattutto anche i centri storici e le dimore storiche come in questo caso. Quindi è un invito a tutti quanti, a tutti coloro che hanno il contatto con i beni culturali a fare in modo di lavorare nell'ottica della valorizzazione, perché la valorizzazione si consegue non soltanto attraverso il bel contenitore culturale, ma anche del contesto. Quindi se noi abbiamo un grande complesso culturale e poi abbiamo un contesto degradato, non abbiamo raggiunto ovviamente un obiettivo importante. A Salerno ci sarà un'esibizione di una scuola che avrà una rappresentazione teatrale legata poi a un racconto medievale ambientato nella Salerno medievale e due concerti di musica da camera a Valva e a Padula, cose che poi abbiamo organizzato insieme a delle associazioni locali. Ovviamente per quanto riguarda Padula c'è stata una cosa interessantissima, è l'apertura straordinaria del museo virtuale della città di Padula, che si trova in piazza Largo Municipio ed è un museo che ancora non è aperto al pubblico. L'obiettivo è quello di aprire al pubblico degli complessi che sono ancora non fruibili.